ultimi 4:35 di partita, meno 5 possesso Segafredo, manca l'anticipo Mbai su Miki, si va ad Atti Odosic, pressato da Mbai, lo attacca dal palleggio il serbo che finisce per terra, 9 secondi per l'attacco Segafredo e fallo in attacco di Teodosic. Adesso davvero sta succedendo di tutto sul parquet, è una corrida più che una partita di basket, intensità altissima davvero da playoff al Paladozza. E questo per Teodosic è il quarto fallo personale, finisce per terra, si rialza e trattiene Amat Mbaye. Qualcuno chiede anche l'antisportivo. Qui Teodosic secondo me è andato in eccesso di adrenalina ancora una volta, perché fallo che ha fatto vedere molto male. Si è visto chiaramente dal replay che quel braccio messo attorno alla gamba dell'avversario era volontario. Infatti vediamo se gli arbitri vanno a rivedere per valutare il tipo di contatto, perché secondo me qui il sospetto di antisportivo c'è. Teodosic mette la mano intorno alla gamba dell'avversario, c'è anche un tecnico, c'è anche un tecnico. Teodosic viene espulso, era comunque già il quinto fallo. Il tecnico Teodosic continua a protestare, deve essere allontanato a forza da tre compagni. Sarebbe già terminata la sua partita perché era il quinto fallo. Il tecnico, se non ho capito male, è stato comunque espulso. Fra l'altro aveva già preso, sì, Teodosic, penso due falli tecnici ed espulsione. Infatti se ne va direttamente negli spogliatoi, non uscita per falli ma espulsione. Doppio tecnico per Teodosic, che è letteralmente impazzito dopo questo fallo commesso in modo plateale. Credo che gli arbitri andranno a rivedere adesso. E per la Virtus è una bella tegola, intanto perché dovrà giocare da Segafredo la parte finale della partita senza uno dei suoi giocatori più rappresentativi, e il rischio è che adesso vengano dati anche due liberi e possesso all'Efes, oltre a quello per il tecnico Teodosic. Gli arbitri discutono.